Mannaggia gli involtini primavera! Ma che mi stai combinando, Cina? Perché adesso sembrerebbe, ragazzi, che la Cina sia un po' ritornata sui suoi passi, cioè abbia cambiato idea o stia cambiando o potrebbe cambiare idea per quanto riguarda le ICO. Pochi giorni fa ha bannato, ha detto di aver bannato le ICO perché le trovava illegali, perché c'erano dietro degli scandali, perché c'erano delle frodi, degli schema Ponzi, schemi piramidali. Panico nei mercati dopo questo annuncio, ci sono state criptovalute che hanno perso il 50-60% del loro valore, tra l'altro permettendomi e permettendoci di fare ottimi affari. E oggi che cosa fa la Cina? Sulla TV nazionale manda un delegato più o meno ufficiale, sta qui la mandracata, ragazzi, più o meno ufficiale, fa parte del, credo sia un docente universitario, comunque è un manager dell'istituto finanziario e bancario, che credo di aver capito sia solo in parte collegato alla Cina. E lo ha mandato in televisione, questo tizio avrebbe detto che sono state solo bannate le ICO temporaneamente per fare appunto le regulation in modo tale da rimettersi sul mercato con le ICO regolamentate. Allora, va benissimo, ok, va bene così perché tanto quello che dovevo fare io l'ho fatto, però ragazzi capite bene alcuni governi come si stanno muovendo? Secondo me questa è una mossa veramente tattica, perché la Cina non si è, come governo non si è esposta, o meglio, si è esposta per dire no, sono illegali. Adesso non l'ha voluto dire dal punto di vista ufficiale, ma ha mandato un delegato che potrebbe essere in qualche modo, potrebbe dare la percezione che sia una comunicazione ufficiale, ma a tutti gli effetti non lo è. Quindi la posizione della Cina non si capisce bene quale sia, e soprattutto potrebbe a questo punto la Cina. Caspita, ragazzi, è uscito un sole tremendo. Tra l'altro, io mi stavo preparando per uscire perché adesso abbiamo c'è un aperitivo da Google. Oggi c'era un evento Google, per questo sto qui a Milano. Facciamo così, fatemi preparare così mi metto anche una maglietta, sono più presentabile e continuo il video di sotto mentre vado verso l'aperitivo, anche perché vi voglio parlare della Cina, di come questa cosa già ha impattato e sono sicuro impatterà anche nella notte perché c'è la sessione asiatica sui mercati e in particolare su alcune criptovalute. Un attimo solo, fatemi scendere, mi preparo, eh. Ecco qui il badge, altrimenti non mi fanno entrare. E possiamo andare. Allora, ragazzi.
ragazzi, eccomi. Scusate, non sono riuscito a fare il video dentro la sala perché c'era un casino assurdo. Quello che stavo dicendo, e finisco qui, e poi vi lascio al grafico per farvi vedere che cosa è successo su Nio. Ve l'ho adesso detto. E quello che vi dicevo è che la Cina praticamente con questa mossa, facendo parlare quel personaggio, è un po' voluta rimanere nel limbo. Cioè nel limbo di poter dire no, ok, non banniamo più le ICO, o nel limbo di poter dire no, le ICO le abbiamo bannate, quel personaggio non rappresentava lo Stato. Quindi, capite, almeno questo è come interpreto io la mossa che ha fatto. Detto questo, Nio, dopo questa dichiarazione da parte del... C'è vento, ragazzi, forse c'è un po' di casino per voi. Aspettate che mi metto qui dietro. Aspettate. Dovrei stare riparato. Ecco, ragazzi, qua dovrei stare un po' riparato dal vento. Quindi vi dicevo, che cosa ha fatto Nio? Ha fatto il 50% in una giornata. Perché ovviamente, che cosa è successo? Che dopo il panico di domenica, lunedì e martedì, oggi questo annuncio ha fatto riprendere enorme entusiasmo, enorme sicurezza nei confronti di Nio, e quindi la gente ha ricomprato le posizioni, le ha comprate tra l'altro ad un buon prezzo. Comunque, per dirvi, ragazzi, bisogna sempre analizzare bene quello che succede, bisogna sempre ponderare bene le notizie, perché cose di questo tipo accadranno sempre in questo settore. Vi lascio al grafico, vi faccio vedere un po' dal punto di vista di analisi tecnica che cosa ha fatto realmente Nio. Io mi riprendo un attimo dalla festa, che è stata veramente, quando c'è l'open bar è sempre un casino. Quindi, ragazzi, ci vediamo prestissimo, vi lascio al video, ciao, buon trading a tutti. Ed eccola qui, ragazzi, la notizia di cui vi parlavo, l'intervista di cui vi parlavo, che è uscita sulla televisione CCTV 13, la televisione nazionale cinese. Questo è il personaggio in questione, che, come vi dicevo, non è un personaggio governativo, quindi non è il governo che ha detto questo riguardo alle ICO, ma è un personaggio dell'istituto della finanza e bancario cinese. Quindi un po' come dire che il governo cinese vuole tenere in questo momento vuole tenere il piede in due staffe. E detto questo, andiamo a vedere un po', come al solito, che cosa è successo. Vediamo un po' nella giornata di oggi, facciamo un attimo un refresh prima di passare a Nio. Voglio vedere quello che è successo. La Bitcoin, le criptovalute sono state praticamente ferme. Bitcoin 0,48%, Ethereum ha perso l'1%, IOTA ha perso ancora il 13%, ma aveva già recuperato un po'. Ethereum Classic, Nio aveva fatto questo pomeriggio, stava al 43-44%, adesso sta chiudendo la giornata al 38%. Si è aperta la sessione asiatica. In realtà mi aspettavo che la sessione asiatica avrebbe visto un'impennata, e invece c'è stata un po' una discesa. Ma guardando la candela di questo momento, guardate, questo è il grafico di Nio. Vedete che Nio effettivamente da in pochissimi giorni, in due giorni, cioè dal 5 settembre al massimo di oggi, ha fatto l'86%, ragazzi. Poi però la candela, vedete, è praticamente dopo questo grosso impulso rialzista che ha rotto questi massimi qua. Guardate come il prezzo si era messo all'interno di questo triangolo ascendente. Se fosse una figura di analisi tecnica, questo sarebbe un triangolo ascendente. Triangolo ascendente che è stato rotto in maniera fortissima da questa candela. Guardate che impulso. E dove si è andata a posizionare questa candela, ragazzi? Guardate, su questo livello qua, che è un livello che ha agito da prima da supporto qua, e poi è stato rotto ancora da supporto qui, poi è stato utilizzato dai prezzi come resistenza in questo momento qui. Vedete come supporto, resistenza, boom, il prezzo è crollato, triangolo ascendente, boom, triangolo ascendente rotto, e di nuovo il prezzo dov'è che si è fermato? Qua. Si è fermato sulla struttura di prezzo. Vedete, quando dico, beh, l'analisi tecnica non si può applicare alle criptovalute perché è un mercato, quello delle criptovalute, troppo giovane, troppo poco liquido, pochi volumi, ci sono troppe oscillazioni. Però le strutture di prezzo sono comunque sentite da questo mercato, e questo ne è la prova. Vedete che bello? E guardate la candela di oggi, qui stiamo su 4 ore,
Ragazzi, questa candela qui è una Doji, è una candela piuttosto importante perché è una candela di indecisione. È una candela che ha praticamente questi spike e poi il corpo che è piatto. Come a dire, il mercato non è andato né da una parte né dall'altra, o meglio, ha avuto un'oscillazione. In questo caso ha avuto un'oscillazione soprattutto verso il basso, ma alla fine ha chiuso dove ha aperto. Quindi è una candela che segnala indecisione. E in particolare questa è una hammer, cioè un martello, proprio per questa sua forma, no? Perché ha il corpo qui sopra, spostato verso l'alto, sembra quasi un martello. Bene, ragazzi, molto interessante aver visto, non so quanti di voi avevano un IO nel proprio portafoglio. Io ce l'avevo, ero riuscito a prenderlo, come sapete, qui sotto. E sembrerebbe che adesso stia un attimo recuperando quello che aveva perso. Si è infatti posizionato, non ha ancora raggiunto i suoi massimi, che ricordiamoci, i massimi li aveva toccati qui sopra, qua intorno ai 51, anche se in realtà con gli spike era arrivata ai 57. E adesso che cosa potrebbe fare per recuperare? Beh, per risalire ce n'è apparecchio. Io intravedo queste strutture di prezzo, quindi quello che dovrebbe fare nel caso in cui riesca a rompere questa struttura, incontrerà quest'altra. Se dovesse riuscire a rompere anche questa, ci sarà quella dei massimi. Quindi, insomma, spazio per crescere ne ha. Ovviamente, se non ci sono nuove notizie da parte della Cina che gettano altro panico sul mercato, e NIO è una delle criptovalute, forse quella cinese che risente di più del ban della Cina sulle ICO, perché è la criptovaluta che permette di fare smart contracts. Bene, ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like, lasciatemi un commento, ditemi come la pensate. Noi ci sentiamo prestissimo al prossimo video. Buon trading a tutti, io me ne vado a dormire. Dopo la serata di oggi. A prestissimo, ciao!